Allora, innanzitutto siamo realmente molto felici di essere qua e dopo 2 anni abbondanti, forse Giulia, di lavoro, entrare stasera al Petruzzelli e vedere per la prima volta il film col pubblico in un teatro come il Petruzzelli è realmente emozionante, non lo dico perché siamo qua, ma perché finalmente sentiamo come la gente reagirà al film, speriamo anche come la stampa, perché sentiamo che il film piace e quindi siamo contenti. E il film nasce fondamentalmente da io e Giulia ci siamo messi a ricercare delle idee e abbiamo capito, abbiamo proiettato Croce Edilizia, il nostro secondo film, in un'arena estiva totalmente gestita da disabili che facevano gli hot dog, le birre, proiettavano il film, si preoccupavano dell'audio del film. Abbiamo visto come questo approccio a questa attività fosse guidato da degli occhi lucidi e trasportanti, come fare questa piccola cosa emozionava queste persone a un livello per noi che ci piace raccontare e strutturare i film più che sui personaggi, sulle persone, è sembrato uno spunto, cioè uno spunto, un qualcosa da cui partire. Quindi noi cercavamo una storia che andasse intorno a le manie, le ossessioni delle persone comuni, però abbiamo capito che raccontare le persone comuni sarebbe stato un pochino più banale, anche un pochino più facile, invece volevamo immergerci in un racconto più originale, più profondo, perché abbiamo trovato proprio poi nella lavorazione del film, ne abbiamo avuto conferma, entrando nei centri diurni, questo tipo di persone ha la capacità di manifestare le proprie emozioni in maniera molto forte, sia nell'arrabbiatura, sia nella gioia, sia nel vedere noi che andavamo a parlare per un film e chiedere a loro le loro esperienze. C'era un trasporto emotivo che dici a quel punto che stavamo preparando il film, forse abbiamo fatto la scelta giusta. Noi abbiamo sicuramente un approccio all'americana del film, ossia raccontare questo, cercare di far di questo film una commedia romantica, un film dove si piangesse, ma non perché diciamo degli eventi drammatici caratterizzassero la vita dei protagonisti, ma solo per l'emotività di queste persone. Come ha detto Stefano, e poi passo la parola a loro, che sono l'arma in più di questo film, perché fanno una performance incredibile. Abbiamo fatto un lavoro, loro sono partiti di persone, Stefano e Miriam, gli ho detto via, buttiamoli, Stefano e Miriam per questo film non ci servono, anzi, prendete quello che volete di loro, ma facciamo una cosa come dicevo all'americana, cioè ribaltiamo le vostre figure perché è giusto su questi personaggi, perché se fossero belli, affascinanti, maliziosi, strutturati, il film non reggeva. Quindi leviamo tutte queste cose, loro, e credo che nel film si veda, hanno preso questa cosa come wow. E sono diventati per un attimo personaggi, perché chiaramente hanno dovuto trovarlo, perché non era per l'ottimo, e poi secondo me la cosa che li rende bellissimi nel film, da pubblico lo dico perché sono molto legato a loro due, sono tornati persone. Chi l'ha detto? Cosa? Questa cosa chi l'ha detta? Persone, personaggi, persone? L'ha detta Miriam. Certo. Ah, e io ho detto a tutte le televisioni italiane che l'avete detto insieme, l'avete detto insieme, uguale. E quindi questo diciamo perfetto, il seguimento del film. Certo, grazie.